Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che non si può perdere con l'Olympiakos, che fa cagare peggio di noi. Vi dico ciao, amici, ciao. Stagione finita, buttata nel cesso. Non voglio sentire nessuno che mi viene a parlare dell'arbitro, eh. Non voglio sentire nessuno che mi viene a parlare dell'arbitro, nessuno voglio sentire. Non puoi andare a perdere con l'Olympiakos. Tutte le scusanti del mondo, ti manca la difesa, ti manca quello che vuoi, ma non puoi andare a perdere 3-1 con l'Olympiakos. Non puoi, proprio in nessun caso della vita. Oh, ma stai scherzando? Cioè, i giocatori ce li hai. Chi ti manca? Ti mancava la difesa, ma Higuain c'era, Cutrone c'era, Çalhanoğlu c'era, e i centrocampisti comunque Kessié e quell'altro c'erano. Oh! Oh! Dai, non scherziamo, buttare una stagione così. Stagione buttata, eh. Adesso non mi venite a dire che volete arrivare quarti, che a me non me ne frega niente. Ma dove volete arrivare quarti? Ma a fare cosa volete arrivare quarti? Che non possiamo nemmeno giocarci l'Europa League. Volete arrivare quarti? A fare che cosa? A fare quello che ha fatto l'Inter? A fare che cosa? A fare le figuracce? Dobbiamo arrivare quarti a fare che cosa? Allora, iniziamo a fare mercato e non mi venite a raccontare le storielle del fair play, che non me ne frega niente, eh? Non me ne frega niente del fair play, niente, zero. Ti fai le sponsorizzazioni, ti inventi i soldi, li vai a rubare, non mi interessa niente. Li devi trovare e devi fare il mercato, che già non mi hai preso Ibra, non mi hai preso. Già prima di uscire già non me l'avevi preso. Adesso cosa faccio? Tutto l'anno cosa faccio? Mi sto a vedere un campionato inutile? Che è già finito a novembre il campionato? Cosa mi devo guardare? Per arrivare quarto? Devo andare a festeggiare di arrivare quarto? Non me ne frega niente di arrivare quarto. Niente, zero di zero, 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 zero. Wow, un'ora che sto facendo la rotonda qua, non esco da sta rotonda, ma rimango tutta la sera a fare la rotonda, zio caro, finché non mi passa il nervoso. Dai, vola pure il telefono, vola. Pure il telefono vola. Ma come si fa? 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 Io non lo so. Poi prendi gol, prendi 1-0, prendi il 2-0, riesci. Ma poi ma dai. Tutto un primo tempo buttato, 0-0 buttato, caghetta. Poi ragazzi, i giocatori si pesano, si valutano quando la partita conta. È quando la partita conta che si vedono i giocatori che vengono fuori. Quando conta la partita che si vedono i giocatori che vengono fuori. Dai, adesso cosa facciamo? Giochiamo tutto l'anno per la Coppa Italia. Quello ci è rimasto, la Supercoppa. Cosa vuoi fare? Vuoi andare vicino con la Juve a finale? Sì, campo a cavallo. Ma come fai che non riesci a tenere 10 minuti un risultato? Tu non riesci 10 minuti a tenere un risultato, ragazzi. Quelli, se non gli davano il rigore, che non c'era ovviamente, non esiste mai in nessun posto della vita, segnavano lo stesso, te lo dico io che segnavano lo stesso, perché ci stavamo cagando in mano. Già avevamo fatto un miracolo prima Abate, ha fatto un miracolo Reina un minuto prima, poi ha fatto un miracolo Abate che si è buttato a pesce a caso. Stavamo già subendo, ragazzi, ma stavamo subendo dall'Olympiakos, non dal Chelsea, dall'Olympiakos stavi subendo. Noi più si abbassa il livello, più ci abbassiamo noi di livello. Noi soffriamo di più le partite con le squadre scarse che quelle con le squadre forti. Perché? Perché Gattuso gioca così. Non c'è niente da fare. Gattuso gioca così. Non c'è niente da fare. Gioca a distruggere il gioco degli avversari. E basta. Non ripartiamo mai, non siamo mai offensivi. Metti le due punte, ma se non le fai muovere, se non... Ma dai. Allora, adesso è arrivato Gazza Gascoigne Gazzidis, lì, come si chiama lui. Vedi di fare mercato da subito a gennaio. Che poi che mercato vuoi che fai? Adesso siamo fuori pure dall'Europa lì. Faremo solo campionato. Solo il campionato e la Coppa Italia. Quindi adesso preoccupatevi Inter, Roma, Lazio, cioè, preoccupatevi, perché facendo solo il campionato poi ci tocca. Già eravamo quarti, ci toccherà arrivare ancora più quarti. Quindi
Io sono incazzato nero stasera, anzi rosso, vedi, sono incazzato rosso nero, sono incazzato perché a me non me ne frega niente di arrivare ai quarti, non me ne frega niente, non me ne frega niente, niente, e non voglio sentire nessuno che festeggia il quarto posto, che non serve a niente, l'abbiamo visto, non serve a niente, non serve a niente, totale. Comunque non fai mercato, si inventano le scuse del fair play. Non serve a nulla, totale, nulla. Una cosa devi fare, passare il girone per aspettare il mercato di gennaio. Cosa abbiamo fatto? Non l'abbiamo passato. Adesso mercato di gennaio non comprerai niente, hai preso già Paquetà. E cosa compri? Cosa compri che non fai nemmeno le coppe? Saranno più le cessioni che gli acquisti. Cosa compri? Devi fare solo il campionato, prenderai un centrocampista, basta. Cos'altro devi comprare? Non compri più. Già quelli che volevi comprare, saltati, non li compri più. Non li compri più. Non li compri più. Ti giocherai la Coppa Italia, tra l'altro giochiamo con la Sampdoria, parte da loro. Sono arrabbiatissimo, ragazzi, sono arrabbiatissimo. Guarda, me lo sentivo già oggi, l'ho avvisato Gattuso, me lo sentivo, facevamo qualche cagata e infatti mi ha fatto la cagata, porca miseria. Ma poi potevi anche perdere, cioè non è che dovevi vincere per forza, ma forse era meglio se dovevamo vincere, magari giocavamo in maniera diversa, cioè noi non sappiamo tenere un risultato, ragazzi. Le squadre tutte le squadre forti partono dalla difesa. Il problema di Gattuso che lui pensa di partire dalla difesa, fa un calcio dove tu ti devi sempre difendere, dove tutti difendono, coprono le linee di passaggio, come dice lui, prende gol tutte le partite. Ma non è che prende gol adesso che ci mancano i centrali, lui prende gol sempre, pure quando c'era Romagnoli, pure quando c'era Musacchio, sempre, tutte le partite prendiamo gol, tutte le partite. Io posso capire che fai cagare, però almeno fai 0-0. Allora gli dici, vabbè, fai cagare, almeno ti sai difendere. Noi non sappiamo nemmeno difendere, nemmeno difendere. Prendiamo gol tutte le partite. Quando attacchiamo, siamo pericolosi, una su mille ce la fa, come dice Gianni Morandi. E poi esci dalle coppe. Vabbè, ragazzi, volevo metterci la faccia perché quando si perde è giusto metterci la faccia. Non voglio alibi, non voglio nessun alibi. Non voglio sentire dell'arbitro, non voglio sentire le assenze, non voglio nessun alibi. Abbiamo fatto cagare, quindi i giocatori si devono fare un esame di coscienza. Perché a me non me ne frega niente se perdevi col Bologna domenica o se perdevi domenica scorsa, non mi ricordo neanche con chi abbia giocato, con chi cazzo abbiamo giocato. No, in casa col Torino non me ne fregava niente, ma oggi dovevi passare perché adesso sei fuori, non giochi più. Campionato c'è ancora tutte 100 partite da fare, invece la coppa non giochi più. Ma l'anno prossimo devi aspettare un anno buttato, non un anno, sono 7 anni buttati, 7 anni di guai come lo specchio. Hanno rotto uno specchio 7 anni fa, hanno rotto. Vabbè, basta. No, non voglio esagerare stasera perché poi straparlo. Poi già ne ho dette abbastanza. Quindi, ragazzi, ci vediamo domani. Farò il mio solito video domani. Volevo metterci la faccia stasera perché era giusto così. Io, tra l'altro, ero andato a giocare. Mi sono visto solo il secondo tempo, ma mi è bastato. Alla fine, tutti i gol, tutti nel secondo tempo. Mi è bastato vedere il secondo tempo. Quindi, ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che... Ciao. Andate a cagare.